Il 25 novembre ricorre la giornata contro la violenza alle donne e anche quest'anno la provincia di Rimini ha voluto dare il proprio contributo. Tra le iniziative in programma, dopo il buon successo delle precedenti edizioni, si terrà l'asta d'arte, come di consuetudine. L'intero ricavato dell'asta verrà devoluto a sostegno del fondo per la casa delle donne maltrattate. Per controllare questo fenomeno bisogna lavorare, andando a intensificare l'operato, soprattutto sul discorso dell'educazione e della formazione delle persone. Perché non è andando a dire a una persona di 40 anni che le donne si trattano in un altro modo che si supera il discorso della violenza nei confronti delle donne e magari dei bambini, non ci dimentichiamo anche di questo. Il discorso è la formazione, l'educazione, l'attenzione nei confronti dell'accoglienza e della tolleranza, ed è un lavoro grande da fare che va a superare tutto una storia pregressa di molte migliaia di anni, dove, cioè, non ci dobbiamo dimenticare, il pater familias aveva il diritto di vita e di morte sulla moglie e sui figli. Noi siamo partiti di lì. Pater familias poteva uccidere, prevaricare, fare quello che gli voleva tutti i suoi familiari. E sono passati più di 2000 anni da allora, però non tutto, e soprattutto quello che riguarda le donne, non si è sviluppato di pari passo al passare del tempo. Questo è una cosa da recuperare. Sicuramente una delle cose che più mi ha fatto piacere è l'investimento che sta facendo l'università Alma Mater, anche attraverso insegnanti che operano a Rimini, sul campo dell'educazione in materia di genere. Anche Alma Mater farà delle sue iniziative su questo versante, e ha fatto nascere un centro di studi proprio a proposito di tutto ciò. Insieme a questo c'è l'intervento di molti comuni, vado a memoria il comune di Rimini, il comune di Rizzoni, il comune di Misano, il comune di Verucchio, ma anche i 7 comuni dell'Alta Valle del Marecchia appena entrati in provincia. Tutti per dire, non certo solo il 25 di novembre, ma in un tempo che si spalma di più, come è giusto che sia, perché la violenza non c'è solo il 25 di novembre, ma purtroppo è una cosa sulla quale dovremmo lavorare per molto tempo e che c'è tutti i giorni. E quindi c'è questo impegno per molti mesi da parte di tutti. Per quello che concerne la provincia, le due cose più grosse, ma comunque sia la provincia ha secondato e sostenuto in modo modesto tutto quello che veniva offerto, perlomeno con la pubblicizzazione, ma in altri casi anche con qualche risorsa. Sicuramente le cose che ci impegnano di più sono, da una parte, l'asta dei quadri offerti dai pittori della provincia di Rimini alla provincia per metterli all'asta e perché così si raccolgano delle risorse a favore della casa Artemisia, la casa contro la violenza alle donne. Questa è una cosa molto importante. L'altra è la creazione di un tavolo di amministratori che si incontri e si confronti per stabilire la possibilità, anzi stabilire dei provvedimenti che riescano a condurre le donne che sono state sottoposte a violenza ad una vita normale. Infatti il tavolo si chiama Strategie per una vita normale. Tutto questo è accompagnato sicuramente da una serie di azioni, come ad esempio il pullman per concludere la staffetta contro la violenza alle donne a Brescia il 21, fatto col posto delle fragole, il suggerimento perlomeno l'avevano dato loro, le azioni fatte dal coordinamento donne della provincia di Rimini, che è un'associazione di volontariato, così come Rompi il silenzio e così come tutti quelli che avranno voglia di collaborare in questo senso. Io ringrazio anche i giornali e le televisioni per lo spazio che vorranno comunque destinare a questa informazione, perché è un'informazione importante che va data in modo ecologico e con competenza, senza voglia di fare scandalismo.